Aldo Montano dopo il chiarimento con Alex Belli svela, è difficile dimenticare. GF VIP, Aldo Montano dopo aver fatto pace con Alex Belli sottolinea, è difficile dimenticare. Alex Belli e Aldo Montano, due concorrenti del Grande Fratello VIP 6, dopo diversi scontri in questi giorni hanno fatto pace. Il campione di scherma, quando il conduttore nella nuova puntata gli ha chiesto se lui è l'attore, si sono chiariti in maniera definitiva, ha sottolineato. Un fatto del genere, mi è difficile cancellare, dimenticare e andare avanti. Aldo Montano sul rapporto con Alex Belli al GF VIP, continuo ad avere le mie ragioni. Alfonso Signorini nella nuova puntata del GF VIP 6 ha ricordato ad Alex Belli e Aldo Montano che qualcosa si è rotto tra di loro dopo essersi detti in faccia tutto ciò che pensavano, e di aver avuto modo di chiarire. L'attore e il campione di scherma si sono espressi sul loro rapporto. Dopo aver guardato le clip dei loro scontri e della loro recente riappacificazione. Per iniziare il conduttore si è rivolto ad Aldo chiedendogli «Dietro questo abbraccio c'è una tregua armata o una pace duratura?» La risposta di quest'ultimo è stata «Manca la parte fondamentale del racconto, ci siamo parlati e chiariti sull'accaduto e sui toni. Io gli ho detto le mie ragioni e continuo ad averle. GF VIP, Alex Belli ammette, mi mancava la vicinanza di Aldo Montano. Aldo Montano, sempre riferendosi ad Alex Belli a cui ha detto di mettersi a sedere quando hanno litigato. Ci ha tenuto a precisare che non la pensa come lui. Ha un carattere un po' diverso. Le cose sono un po' diverse per me. Anche l'attore ha detto la sua. Io penso che ci siamo chiariti. Il giorno dopo abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, ci siamo confrontati da uomini. Nelle diversità, come dice Manuel, è giusto che ci accettiamo, ognuno ha i suoi modi. A me la sua vicinanza mancava. Infine, oltre a Sonia Bruganelli, anche Adriana Volpe è intervenuta dallo studio elogiando sia Aldo e Alex. Ho apprezzato che sono autentici. Hanno detto sempre le cose in faccia.